Nicolas Belloni ha segnato il primo gol del Notaresco. Nicolas, togliamoci subito il dubbio, hai toccato con un braccio il pallone? Guarda, non l'ho rivista la giocata, però io ho sensazione, sento che la tocco con questa parte del corpo, un po' petto, un po', quindi non lo so, la devo rivedere. Però niente, l'arbitro non l'ha vista, quindi se non l'ha vista l'arbitro apparentemente non l'ha presa con le mani. E il tuo sesto gol stagionale, bene così, no? Sì, devo continuare, devo aiutare la squadra, però vabbè, pure il lavoro in reparto, il lavoro di tutta la squadra mi aiuta ad arrivare a questo numero e pure migliorarlo. Dove volete arrivare? Perché adesso siete nei piani proprio davvero molto alti, state attraversate un ottimo periodo. Vabbè, il nostro obiettivo è partita a partita, non è che ci mettiamo un obiettivo grande. Ovviamente uno vuole arrivare al massimo come ogni squadra quando gioca un campionato, però noi dobbiamo andare umili come lo stiamo facendo, piano piano, e ogni partita per noi è una finale e la dobbiamo vincere. Molto bene nel primo tempo, poi nel secondo il Chieti è venuto fuori, però siete riusciti a portare in porto una vittoria preziosa. Sì, il primo tempo per dire è stato quasi perfetto, e il secondo sì, i primi 20 minuti abbiamo un po' abbassato un po' il ritmo, secondo me, che questa cosa la dobbiamo migliorare, non dovrebbe succedere più, però va bene, alla fine siamo stati sempre in partita e per quello meritiamo la vittoria.